un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Tenetevi forte perché vi è un'affermazione, un cinguettio di Elly Schlein, la vestale della neosinistra ultraliberista di completamento del rapporto di forza egemonico ultracapitalistico, una sua affermazione che davvero merita un pur celerrimo commento e che ci dice dell'abisso nel quale è sprofondata la sinistra dimentica della lezione di Marx e delle battaglie dei lavoratori, la sinistra che è divenuta ormai una sinistrash, una sinistra da ZTL, da business class e da Cortina d'Ampezzo, una sinistra che procede in direzione ostinata e contraria rispetto agli interessi delle classi lavoratrici. Cosa ha detto allora Elly Schlein, che al meglio rappresenta la neosinistra glamour per Happy Few, per gli appagati della globalizzazione neoliberale? Ha detto che l'unica sciagura per le famiglie italiane è avere la seconda carica dello Stato che è omofoba, sessista e quant'altro. È un velenoso dardo scagliato contro Ignazio La Russa che nelle settimane scorse, se ho capito bene, aveva detto che se gli avessero comunicato di avere un figlio non eterosessuale ci sarebbe rimasto male. Insomma, affermazioni sue che riguardano la sua vita e uno sarà libero della sua vita di dire quello che pensa, d'accordo. Ma non è di questo che voglio parlare. Mi ha colpito la frase: l'unica sciagura per le famiglie italiane è avere una seconda carica dello Stato omofoba, sessista. Ora, gentile Elly Schlein, premesso che l'omofobia è una cosa orrenda, ma che non c'entra nulla peraltro con quello che ha detto La Russa, perché La Russa non ha detto nulla contro, ha semplicemente detto che lui sarebbe felice di avere un figlio che si sposasse, facesse altri figli, insomma che si creasse una famiglia, che non vuol dire avercela con qualcuno se le parole hanno ancora un senso. Ci ho detto, lasciando da parte questo, gentile Elly Schlein, come può dire che l'unica sciagura per le famiglie italiane è la questione del genere e delle questioni connesse, per i salariati e per i precari, per i giovani senza lavoro e per chi fatica ad arrivare a fine mese, per i ceti medi sofferenti e per i pensionati che manco più avranno la pensione? Davvero lei pensa che sia questa la priorità, anzi l'unica sciagura, il fatto che ci sia La Russa che dice cose condivisibili o no che siano, ma che riguardano cose che probabilmente sono una priorità per chi ha il suo salario ben garantito, per chi vive nelle ZTL e va a sciare a Cortina d'Ampezzo? Ecco, capite che da queste frasi, veramente, io lo dico, non sono assolutamente in sintonia con Ignazio La Russa che rappresenta la destra bluette, come non sono assolutamente in sintonia con Elly Schlein che rappresenta la sinistra fucsia. Voi sapete, sono le due ali dell'aquila neoliberale, sono perfettamente organiche al medesimo sistema, ma come si fa a dire che l'unica sciagura per le famiglie italiane sono le questioni di genere? Ecco, all'operaio interessa avere il salario, emanciparsi dallo sfruttamento. Perché la sinistra non parla più di queste cose? Perché dovrebbe ripartire da Marx e da Gramsci e abbandonare queste chiacchiere arcobaleno che non toccano la questione fondamentale, che, inutile dirlo, è la questione sociale ed economica.